Ed è arrivato il momento della nostra raffica di mercato. Cominciamo dal campionato di Serie D. Partiamo dalla Molfetta e da un trace di obiettivi per quanto riguarda il comparto senior. Antonio Caputo è certamente un obiettivo per l'attacco dei biancorossi, eh, per il centrocampo invece eh, piace, il play Eric Herrera nell'ultima stagione all'avello, sempre per l'attacco, invece sondaggio con Giuseppe Tedesco Vecchio Pallino della società molfettese nell'ultima stagione, lo ricordiamo prima Cerignola, poi alla team Altamura. A proposito di team Altamura, oggi eh, in serata è prevista la ferma di Luca Tiozzo, che sarà il nuovo allenatore in precedenza allenato Matteo. Elica Adriese e Union San Giorgio rinviata da ieri a oggi, a questa sera alla riunione. Per la società del Gravina, sarà una riunione fondamentale per delineare le linee guida in vista della nuova stagione sportiva. Conferma ufficiale a Cerignola ed è della quinta, in ordine cronologico continuerà a giocare con gli Ofantini il difensore centrale Luigi Manzo, che è arrivato a Cerignola nella seconda parte della passata stagione. Tutti obiettivi di mercato: eh, Sirri, Marsili, Mincica. Dorval, eh, Rodriguez, Cogliati. Sembra fatta invece per eh, Dario Giacomarro. Potrebbe mancare soltanto l'annuncio ufficiale dell'ex centrocampista del Casarano. Prima novità ufficiale invece per il Fasano. Si tratta di Ignazio Battista, 24enne, attaccante esterno mancino nell'ultima stagione in forza alla Torres, sempre in Serie D. Fasano che ha inserito nei propri radar anche l'attaccante eh, Matteo Trigiani del Molfetta, uh, doppia novità anche a Nardo Cristian. Mariano è un esterno offensivo, classe 2000, che nell'ultima stagione ha militato con la maglia della Fidelisandria, sempre nel girone HD. Serie D, conferma invece per Roberto Palazzo, una stagione di difesa del 2003. Adolfo Sormani è il nuovo allenatore dell'Avello, è stato vice di Zola al Watford. Per lui tanta esperienza all'estero, Partizan Tirana e Belle in Danimarca, confermato il direttore sportivo dei Giallo Verdi Domenico. Roma, Federico Dominguez, collaboratore tecnico di Vito Costantini a Fasano, eh, firmerà al Casarano e raggiungerà al Capozza Antonio Obiettivo. Passiamo alla Serie C: dopo mh, il trasferimento a titolo definitivo con la maglia del Bari, Francesco eh, Belli di fatto è astoro, il terzino 94 proveniente dal Pisa ha raggiunto cioè, noi, i suoi compagni in ritiro, firmerà un contratto biennale. Stessa formula con cui a Prode Nerazzurro Filippo Berra, percorso di fatto. Inverso, in carriera Belli ha giocato 200 partite tra professionisti, eh, di cui 158 eh, con eh, due gol e sette assist. in Serie B, mancano solo dei documenti. Possibile, tra l'altro, annuncio già in giornata. Quasi fatta per l'arrivo di Antonio Mazzotta, laterale sinistro dell'89 ex Crotone in uscita Derizio vicino a Pescare, i difensori Nannini e Perrotta. Quest'ultimo non, non è ritiro, lo cercano Catania, Palermo e Reggiana. Foggia vicinissimi Antonio Romano, centrocampista 96 della Turri Settoni Marchi, centrale eh, della Viterbese. Eh, Foggia ehm, che ha messo gli occhi anche su Michael Venturi, terzino destro due, eh, 22enne del Carpi. Questa mattina Virtus Incontro con il Catanzaro per il passaggio di Federico Vasquez ai Calabresi. Eh, chiuso in entrata l'accordo con Gabriele Ingrosso, terzino, classe eh, 2000, terzino Mancino che arriva alla Virtus Francavilla dallimolese. Monopoli definito l'accordo con il Pisa. Per il prestito del giovane portiere 22enne Leonardo Loria. Fatta anche per il centrocampista ex Livorno. Andrea Bussaglia. Classe 97 si è svincolato. Dal club labronico Dopo la retrocessione In serie D Chiudiamo con il Taranto Definito l'arrivo del terzino 2002 Matteo Tomassini dalla Roma eh, Si attendono le ufficialità per gli attaccanti Scuola Atalanta Jonathan Italeng e Nicolò ehm, Ghisleni pardon, Definita la trattativa con il Napoli Per il trequartista Valerio Labriola per la difesa, piace Modibo Diachite, esperto difensore della Ternana, poi eh, quasi fatta per Lorenzo Longo, manca solo l'ufficialità, per la porta fare i puntati su Tommaso Nobile della San Benetese e Andrea Oliva del Bisceglie. Venerdì Raduno in sede per visite mediche e test, verso la conferma i difensori Ferrara, Guastamacchi e Rizzo, il centrocampista Diabiele, attaccanti Sant'Arpia, Falcone e Mastro Monaco, già confermato ufficialmente invece Versienti.